Tanti auguri. Nella nostra vita abbiamo sempre bisogno di risorgere, eh? Non una volta all'anno, spesso. Beh, è importantissimo se parli di rinascita, no? Perché quello è, mi viene spontaneo parlare del brano Rinascerò, rinascerai, che ho voluto dedicare alla mia città in uno dei momenti, tra l'altro, più duri, più difficili, più dolorosi, con il testo, fra l'altro, di Stefano Dorazio. Sì. E quello è un brano che trasmette rinascita, trasmette speranza. E infatti è diventata un po' una colonna sonora di quel periodo, ma che ci aiuta, come dicevo prima, no? Perché poi le canzoni hanno questo potere evocativo a guardarci indietro, non sempre con nostalgia, magari con malinconia, ma anche con la voglia di guardare avanti, anche alla luce di quello che è passato. E noi speriamo che questa storia così difficile ce la siamo buttati un po' alle spalle, grazie al vaccino e grazie a tutte le persone, certo, che hanno voluto portarci... Senza dimenticare, perché mai. Credo che sia, certe cose sono veramente impossibili da dimenticare, però, come giustamente stai dicendo tu, guardiamo avanti, perché è giusto, no, che si vada avanti, che la vita comunque prosegua. Allora Roby, tu insomma sei sulle scene da tantissimo tempo, pensiamo che il pubblico sappia tutto di te, tu pensi che il pubblico sappia tutto ormai di te? Beh, no, tutto, proprio tutto, credo proprio di no, perché è tanta roba, eh. Vediamo perché quanto ne sanno. Ho vissuto talmente tanto che mi porto dietro... Tanti segreti? Tanta vita. Vediamo, Vox Populi. Roby Facchinetti. Mi sbaglio sempre con Red Ganziani. È uno che cantava dei Puff. Non degli U, dei Puff. È un grande complesso e lui, cioè, mi piacciono le canzoni un po' melodiche. Ma il papà di Francesco Facchinetti? Secondo me ha 65 anni. Sulla sessantina? Anche se si porta molto bene. Secondo me ha 45 anni. Suona il piano. La chitarra? No, il piano. Roby Facchinetti di Bergamo. Ci ha fatto pure una canzone su Bergamo. Giusto? Toscano? Di Verona? Non si dà aria, almeno sembra che non si dia aria. Mi simpatico. Oh, piccola Ghetti. Se io fossi me ti trascinerei qui su questo letto. Non restare chiuso lì. Pensiero. Non tutto, ma quasi tutto. Cosa confermi e cosa smentisci? Ma più o meno tutto, eh? A parte qualche l'età piccola la incertezza. L'età la confermiamo, 45 l'età, li confermiamo. Che, lì, però lasciamo così. Qualcuno ha detto 45, per cui io mi fido. Ma se tu invece fossi qualcuno del pubblico, no? Uno dei tuoi fan, qualcuno che non si è perso nemmeno un tuo concerto, e ti si piazzasse davanti con il microfono, e ti facesse una domanda, che domanda ti faresti? Beh, sarebbero tante, insomma, le domande che potrebbero farmi, no? Una delle domande, credo, che sono le più spontanee, no? Cosa fai ancora di nuovo, no? Quando il prossimo disco? Cioè, è inevitabilmente legato a quella che è la mia professione, no? Più o meno le domande sono quello, no? Quando il prossimo disco? Stai facendo qualcosa di nuovo? E te lo chiedo. Quando il prossimo disco? Stai facendo qualcosa di nuovo? Beh, insomma... sono in questo periodo, sono in un tour teatrale, per cui con Symphony. È uscito da 2 mesi. E a maggio si inizia progetto, il tour, il 3 maggio. Per cui ho la testa in questo progetto. Poi... unitamente a questo c'è quest'opera, Parsifal, che stiamo realizzando, stiamo andando avanti. Abbiamo in questi giorni registrato con un'orchestra incredibile, a Budapest, per cui sono su questi due fronti, importantissimo, però mediamente sempre comunque che riguarda la musica, che riguarda il mio...
mio mestiere. Perché da sempre, fin da bambino, tu ti lasciavi avvolgere dalla musica, la volevi anche dirigere, se non sbaglio. Com'era l'infanzia in una cascina di Bergamo nel dopoguerra? Io ho avuto un'infanzia bellissima perché sono nato in una zona di Bergamo alle spalle di Città Alta, che si chiama Astino, che è campagna, pur essendo città, però ho vissuto in mezzo alla campagna, per cui un'infanzia, ripeto, veramente straordinaria, una famiglia fantastica, che hanno saputo veramente insegnarmi quello che sono poi i valori più importanti della nostra vita, che non sono poi tanti. Ma la musica come non solo come passione, ma come decisione, quando arriva? Beh, questo grazie a mia madre, che lei ascoltava sempre le sinfonie, le opere, tutti i giorni, continuamente. E io credo a 4-5 anni, ho scoperto, ma non la musica, la magia della musica, no? Perché, certo, sentivo, ascoltavo questa, no, continuamente, però la magia che la musica, avevo capito che aveva qualcosa di speciale, no? E la voce invece, quando hai capito che era speciale la tua voce? Beh, quello veramente nei Pooh, ma io già comunque cantavo, però per me non era la cosa più importante. Per me la cosa importante è comporre, suonare. Mm-hmm. E il canto non lo consideravo una cosa importante. Davvero? Sì, poi me l'hanno fatto notare i primissimi anni con i Pooh, ma soprattutto per la particolarità del timbro. Ma tu hai una voce incredibile, no? Perché, allora, diciamoci la verità, in tanti hanno provato, in tanti, poi si sono massacrati le corde vocali. Anche semplicemente noi, andando al karaoke, divertendoci, cantando le vostre canzoni, provando a fare Robby Facchinetti, abbiamo combinato dei grandi disastri. No. Beh, sì. Devo dire che questa vocalità però è arrivata un po' nel tempo. No, e mi hanno fatto, come dicevo appunto prima, più che altro il suono, la particolarità della mia vocalità, non l'estensione. Poi nel tempo, chiaro, cantando continuamente, si allena la voce. Noi abbiamo contattato un esperto, perché sai, tu sei da social? Cioè li frequenti i social? Sì, vabbè, insomma, mi adeguo. Ti adeguo, perfetto. E noi abbiamo scoperto un vocal coach molto seguito, sì, che ci vorrebbe aiutare a impostare la voce per poter, non ti dico, raggiungere la tua vocalità, il tuo timbro, la tua estensione, ma quantomeno provare ad avvicinarsi dopo tanto, tanto allenamento. Vediamo questo servizio, la lezione è di Davide Papasidero. Sei un cantante? Ciao, la super Francesca e al mitico Robby Facchinetti. Oggi avrò l'onore di farvi studiare la parte impossibile di Uomini Soli. Mi viene l'ansia solo a pensarci, andiamo a vedere. Dio delle città e dell'immensità. Visto l'altezza della nota, dobbiamo subito scaldarci con un po' di twang. Tutti insieme, forza! Gne 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 gne. Adesso andiamo a imparare bene le note. Tarararana, che sarebbe Dio delle città. Questa parte qua, mi raccomando, voi in studio controllate che il collo non si strozzi, sennò diventa città e vi fate male, vi sfondate, quindi no. Quindi una volta che abbiamo scaldato la voce, che abbiamo capito bene le note, andiamo a provarla. Dio delle città! E ci siamo! Ovviamente cantarla come Facchinetti è impossibile, ma il trucco che vi do io è andare a renderla ancora un po' più teatrale, tipo Dio delle città e dell'immensità. Ciao ragazzi! Mua! Beh, insomma... Bravo! Ha fatto molto bene, Ha fatto veramente molto bene, insomma, per cui non è poi così tanto irraggiungibile, ecco. Ma a proposito di Dio delle città, ti devo dire questa cosa che mi è venuta in mente in questo momento. Tempo fa ero con mia moglie Giovanna a Portofino e camminando no, abbiamo superato era una famiglia, no? Si capiva che c'era papà, la mamma e due figlie. Le abbiamo superate e una delle due figlie, rivolgendosi agli genitori, ha detto: avete visto Dio delle città? Purtroppo sì. Purtroppo. Babbi, proprio del lavoro, insomma, non esageriamo.
Il dio delle città, ci piace. Io sono diventato dio delle città ormai. È vero anche che non doveva andare a Sanremo questa canzone? C'era stato un inghippo, non la volevano a Sanremo? No, questo è la nostra casa discografica avrebbe preferito il lato B di Uomini Soli, che era Donne Italiane, perché dal loro punto di vista, vabbè, insomma, i Pooh vanno a Sanremo per la prima volta in gara con un brano dal titolo Uomini Soli, Donne Italiane, è perfetto, no? E invece, fortunatamente, non l'abbiamo ascoltati. Anche perché Uomini Soli, adesso è facile parlare, però nel 90 non era un brano tanto sanremese. Cioè, all'epoca si diceva, a Sanremo si deve andare con un brano chiapparello. Sì. E Uomini Soli non aveva queste caratteristiche. E invece ha vinto. Dobbiamo andare in pubblicità, ma torniamo subito, con il dio delle città. Facchinetti, stavamo giusto parlando di Uomini Soli, ascoltiamola insieme e perché dopo dobbiamo provare anche a cantarla. Vediamo, ci riusciamo. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare. Questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Beh, ma sottolineato anche il testo di Valerio Negrini, che è veramente un capolavoro. Ogni frase ha veramente un significato importante. Vediamo se si può cambiare questa vita prima che ci cambi lei. Ogni frase ha comunque un significato profondo e importante. Okay. E non è facile. Ma noi siamo qui per provare anche a cantarla, no? Vi ricordate la lezione del vocal coach? Sì o no? Insomma, vi vedo incerti, ma proveremo lo stesso. Non vi vedo molto preparati, Io sarei un po' più severo, fossi un in te. Un po' disattenti. Erano disattenti quando parlava il vocal coach. Mi sa anche a me. Ma io la prova gliela faccio fare lo stesso. Forza, da dove volete partire? Mi raccomando, Robby, guida te, Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può. Ma io direi che hanno superato ampiamente. Ma che bravo. Beh, il pubblico di A Ruota Libera, bravi. Promossi. Grande. Vediamo invece in quanti ci hanno provato a imitare Robby Facchinetti a Tale Quale Show. Si può essere amici per sempre, quando le feste finiscono e si rompono gli incantesimi. Scappa via, scappa via, scappa via. Non mi dare il tempo mai di poter cambiare idea. No. Volarci tra le braccia e guardarsi ancora in faccia, non si può, non si può. Che
rapporto hai poi con le imitazioni? Impostazione di Puo, cioè, che non è assolutamente voluta, La mia, anche inconsapevolmente, la mia vocalità, quando pronuncia, no, certe parole, certe vocali, viene così, cioè, a livello spontaneo, non è assolutamente voluto. Anche se adesso, ultimamente, in questi ultimi anni, cioè, diciamo, questa particolarità è andata via piano piano. Però non è assolutamente voluto. Ma penso che ognuno poi debba trovare il proprio modo, no? Per poter esprimere al meglio la propria vocalità e quindi usando le parole anche un po' come meglio per la resa. Sì, ma non è voluto, credimi. Quindi non ci provate più, perché se ci provate lo dovete volere. Se non lo volete vi viene bene. È questo. Allora, adesso noi giochiamo. Visto che voi avete un repertorio immenso, dove ti giri, veramente non sai quale canzone ne puoi scegliere, noi vogliamo sapere da te, al gioco, sono i Pooh o non sono i Pooh, se queste canzoni sono tutte vostre o se sai riconoscere a chi appartengono. Ah, mi stai mettendo alla prova? Sì. Ah, va bene. Visto che sei stato un giudice, io secondo me. Pensiamo un po', anche perché, no? Voi siete così intimisti anche nei testi, e parlate tanto d'amore, eccetera, che secondo me non è facile, indovinare. La prima che abbiamo scelto, no, è anche questa. Anche perché abbiamo inciso quasi 400 brani, insomma, appunto. Per cui con tutta la buona volontà. In bocca al lupo. Siamo due braccia con un cuore, solo questo avrai da me. È una canzone dei Pooh, sì non o no? Non mi sembra. Non mi sembra. No. No, no, no. Non riesco a collocarla. Cosa non ti torna? Perché dici di no? Cos'è che non ti torna? Perché non mi evoca nessun brano, questa frase. Vediamo se hai ragione oppure no. Siamo fatti per amare, nonostante noi siamo due braccia con un cuore, solo questo avrai. Fatti avanti, amore. Auguri, buona Pasqua anche a Filippo, a Neck. Infatti era di Neck questa bellissimo, canzone. Bellissimo brano. Bellissimo pezzo. Bellissimo. Sì. Poteva essere un po' vostro. Andiamo al prossimo brano. Vediamo. Io misuro il mondo con un altro metro. Tu vai solo avanti, tu rimani indietro. È di Pooh oppure no? Questo è nostro. Sottoscrivo. Ti ricordi anche che canzone è? Misuro il mondo con un altro metro. Io rimango. Allora, una frase nostra, e non mi ricordo però in quale brano. Vediamo se hai ragione, se è vostro oppure no. Avanti, tu rimani. Io misuro il mondo con un altro metro. Tu vai solo avanti, io rimango indietro. Cosa chiedono i figli? La felicità senza fare sforzi, ho la libertà di essere diversi, ma qualunque cosa sia, ve ne andrete sempre via. So che non è facile imparare a vivere, ma tu non mi lasci mai tempo di conoscerti. E vorrei capire come tu mi vedi, se ti sto fra i piedi o se un po' ti fidi. Beh, figli. Un brano dedicato ai figli e racconta quanto è difficile, no? In questo mondo riuscire a essere dei buoni genitori. Guarda, anche riuscire a farli, credimi, una fatica. E poi lasciarli andare, penso, ancora di più, sì, no? Sì, perché c'è il rischio che con i figli poi si sbaglia sempre, no? Ecco perché non è assolutamente uno dei mestieri, credo, più difficili per i genitori, no? Riuscire a seguirli, no? Come a un certo punto... io vorrei seguirti, no, col cappello e il giornale senza far rumore, senza disturbare,
Ecco, il genitore dovrebbe avere questo ruolo, che c'è, però non si vede. Il figlio non lo deve sapere. Non deve mai essere invadente. Tu però hai anche 7 nipoti, riesci meglio nei panni del nonno o preferisci i panni del padre? Dunque, io continuo a essere padre, però devo dire che col mio lavoro, che non mi ha permesso, come avrei voluto magari fare il padre, che ne so, assistere la prima volta che mio figlio pronunciava papà per la prima volta, oppure accompagnarli il primo giorno di scuola o dell'asilo, non sono riuscito a farlo con tutti. Mentre invece con i nipoti devo dire che ho un po' più tempo, sicuramente l'esperienza, l'equilibrio, no? Che ti dà poi il tempo, fortunatamente, riesco ad avere un ruolo da nonno molto bello. E poi io impazzisco perché gli insegni la osservare musica. I bambini, c'è veramente tanto da imparare, no? Dalla loro innocenza, dalla loro trasparenza, dalla loro bellezza. Poi questa facilità nel meravigliarsi, no? Perché scoprono il mondo, qualsiasi cosa. Lo stupore, no? Dei bambini. E a differenza invece di noi, che diamo tutto per scontato, no? Non ci meravigliamo quasi mai. La nostra più grande malattia, quella, vero? Cosa desideri per i tuoi nipoti? Domanda difficile in questo tempo, secondo me. Io ho questa convinzione che queste generazioni, che sono veramente straordinari, io gli auguro di sistemare questo mondo, perché deve avvenire prima o poi, no? Delle generazioni che dicono: perfetto, noi l'abbiamo distrutto, poi ci devono essere necessariamente delle generazioni che devono sistemare questo, perché non possiamo continuare, no? Quello che stiamo facendo continuamente ogni giorno. Ti piacciono allora i ragazzi del Friday for Future? Questa generazione, io credo, voglio pensare che sia questa generazione che avranno questo compito molto importante. Allora, andiamo avanti. Prossimo brano, vediamo la scheda grafica. Arriva. Prese terra e mille porti, porti da dimenticare. È dei Pooh o non è dei Pooh questa canzone? Sai che non mi dice molto questa frase qui. È una frase nostra, però non... Intanto vediamo se la risposta è giusta e poi scopriamo che canzone è. È dei Pooh, è dei Pooh. Prese terra e mille porti, porti da dimenticare. Mi perdoneranno i tuoi, eh? Chi doveva cantare che cosa? Ecco, questa per esempio la cantava Red Canzian, che saluto. Ti voglio bene, Red, grazie per gli auguri di Pasqua, auguri a tutti voi. Come decidevate l'assegnazione dei brani? Ma guarda, noi, la cosa bellissima, no? Quando ci chiedono: ma come avete fatto? Noi eravamo veramente una macchina perfetta. Anche su questo fronte, perché noi essendo Pooh, ma anche produttori dei Pooh, riuscivamo veramente a staccarci, no? Quando subentravano i produttori, avevano la lucidità e molto presente nel giudicare serenamente chi, dal loro punto di vista, Pooh come produttori, poteva essere la voce più indicata per cantare quel brano. Alcune volte era scritto, era chiaro, no? Certi brani, no? Era automatico che magari li potesse cantare Dodi, Stefano, io o Red. Altri magari no. E allora si andava davanti al microfono, ognuno di noi, provando, no? E c'era questa sorta di provino. Bello. E alla fine
E da qui i produttori qui decidevano, ok, questo è un brano, è giusto che lo canti tu. Vediamo la prossima scheda grafica, altro giro, altra corsa. Io e te, sotto lo stesso cielo, è dei Pooh o non è dei Pooh? Beh, questa è una frase tipica puica. Questo credo proprio che sia. Puica si dice, ragazzi! Puica! Puica! Questa è una frase puica, credo che sia un brano dei Pooh. Vediamo se hai ragione oppure no. Io e te, sotto lo stesso cielo, rimane comunque con una frase puica. Ma infatti, è puica, è molto puica. Peraltro, sono dei vasi comunicanti alle volte, quelle che chiamiamo coincidenze. Permettono a qualcuno di far girare la ruota. Voi avete detto di no all'Eurovision Song Contest. Beh, sì. E avete fatto un favore a Toto Cutugno. Beh, ci sta ringraziando ancora, eh? Ogni mattina io ricevo la sua chiamata e ci ringrazia. Beh, noi, i Pooh hanno avuto veramente, adesso a parte tutto, una carriera incredibile, professionale e umana, che sottoscrivo e sottolineo, umano, che credo che sia stato il nostro rapporto a livello umano ancora più importante del rapporto musicale, perché se non ci fosse stato quello non potevamo assolutamente portare la nostra storia a 50 anni. Detto questo, abbiamo avuto una carriera perfetta, straordinaria, rifarei assolutamente tutto tranne questa cosa qui, che non si sa perché, per leggerezza, sinceramente non, a distanza di tempo, ancora oggi non riesco a capire come mai avete rinunciato, abbiamo detto all'Eurovision. no a questa cosa straordinaria, che noi di diritto dovevamo andare all'Eurovision, sì. Perché sì, avendo vinto Sanremo, e al nostro posto, dato che Toto arrivò secondo, andò lui e vinse quell'anno, no? Difatti, devo dire, beh, contento per lui. Ma perché aveva questa frase puica! Nasce tutto da lì. Credo proprio di sì. Ultima scheda grafica. Mi chiederesti all'improvviso cosa ho deciso? È una frase tipica dei Pooh oppure no? Un altro gioco? No. Lo so, ma è mica colpa mia una roba infinita. Io, perché abbiamo fatto talmente tanti brani. Qui adesso c'è una frase che potrebbe essere, non mi sembra. Cosa ho deciso? Ma insomma, no, a parte gli scherzi, guarda, mi sembra una frase dei Pooh. Sì. Mi sembra una frase dei Pooh. A me ricorda, peraltro, è il sequel di un'altra canzone, questa qua. Vediamo quale canzone è questa. Mi chiederesti all'improvviso cosa ho deciso? Un brano che fu un successo da prima in classifica, ma facemmo dal vivo poco, molto poco. Perché? E anche per quello. Perché il nostro grande problema, facendo comunque un album all'anno... Ma le scalette dei concerti, no? Come potevate decidere? Una mole enorme di brani. È quello il problema. Infatti, molti brani, no? A discapito di molti brani, perché ogni anno si aggiungevano del nuovo album, del nuovo lavoro, 6-7 brani che dovevamo per forza aggiungere nel repertorio, a discapito di altri 7 certo. brani. E devo dire che Linda è uno dei brani che fu più così... poco scelti. Sì, poco eseguiti. Mm-hmm. Poco eseguito.
L'ultima strofa voglio leggerla io. È l'amico mio, da che sono al mondo e non saremo noi a buttarlo a fondo. Era questo il motto dei Pooh? Questo è assolutamente un brano di grande successo, La donna del mio amico, che è di Stefano D'Orazio. Sì. La bellezza di questo brano, di questo testo, è che succede, credo che è successo solo in questa canzone, che l'amore per l'amicizia vince sull'amore supremo, no? Fra un uomo e una donna. L'amore dell'amicizia è il più forte, perché qui vince l'amicizia e non l'amore. Riascoltiamo questo grande successo. E questo non è una cosa da poco. Anzi. Se io fossi in me, trascinerei qui su questo letto. Non ci penserei neanche per un po'. Ti farei di tutto. Mi innamorerei come forse io non l'ho fatto ancora. Ma non è così, noi saremmo noi solo per un. Poter cambiare idea, non si può scivolarci tra le braccia e guardarci ancora in faccia, non si può. E adesso, da un amico all'altro, voglio farti ascoltare un video messaggio. Vediamo chi te lo manda. Fratellone mio, stai bene, si vede, bello come il sole, Dio ti benedica. Ma che ne sanno questi? Che ne sanno che noi siamo stati anni e anni in una pensione con una camera singola con due letti, con un lavandino e basta. Contavamo i soldi che avevamo in tasca, un panino con la mortadella in due. E quei viaggi in furgone, col viaggio in furgoncino, te l'unico con la patente, io col foglio rosa 3 anni. Quando ci fermavano, che guidavo io, tu velocemente prendevi il mio posto, io mettevo lì, facevo l'indiano. E poi il nostro tour, l'allegria, la serenità di cantare insieme a te. Ma ti ricordi una sera, perché eravamo così veloci, divertenti, che una sera ti dissi, fratellone, perché non racconti quella barzelletta che mi hai raccontato prima? E tu, no, in concerto non si possono raccontare le barzellette. Per favore, qui siamo noi, io e te, per favore, ce la racconti, te la ricordi? Gliela puoi raccontare? Ti bacio, eh? Salutami Francesca. Beh, Riccardo Fogli. È un fratellone. Io voglio sapere questa barzelletta adesso. Ma non so quale barzelletta che si riferisce. Noi devo dire che ci divertiamo tantissimo. Ma lui si riferisce a una barzelletta che è sporca, molto sporca. Avevo questo sospetto. Ultima domanda, poi ti libero, promesso. Ma i Pooh torneranno mai insieme? Guarda, noi abbiamo avuto, come dicevo prima, una straordinaria, credo irripetibile per chiunque, no? La nostra storia, perché 50 anni, sì. 80 milioni di dischi venduti, questo rapporto. La musica è stata il collante, ma ancora di più il nostro rapporto umano, ok? Abbiamo poi fatto questa reunion che abbiamo detto a tutti che era comunque l'ultima fotografia e ha scatenato una forza emotiva e ha portato oltre 550.000 paganti. Purtroppo nel 2013 se n'è andato per sempre Valerio Negrini, che è il fondatore dei Pooh, e poi Stefano, per cui i Pooh non esistono più. Se ci fosse ancora Stefano, guarda, lo dico col cuore in mano, proporrei
ai Pooh di incidere ora magari l'album più bello della loro vita e poi risalire sul palco e fare la più bella tournée della nostra vita. Ma questo è solo un sogno. Grazie Roby Facchinetti. Grazie a te di cuore. Auguri di cuore, davvero. Non te ne andare prima dell'uovo. Guarda, bello. Questo è un omaggio di A Ruota Libera, l'abbiamo vestito bene, vedi? Ci tenevamo. Grazie. Per te, questo lo posso tenere. Certo.